Vincenzo Vitiello presenta Terzo Tempo, il venerdì alle 20. Vincenzo Vitiello presenta Terzo Tempo, il venerdì alle 20. Vittoria Maradona, Polazzaio Gorka, chi ci vuole sotto la lava, chi ci chiama Motorruno, con sto cuore chi ne ammoda, li spugni ma da schiatta. Monia, si è sentita la sigla? Sì, è finita. Penso che stiamo in onda. Allora, sì, un attimo solo. Allora, buonasera signori, ben ritrovati a Terzo Tempo, una trasmissione dedicata al Napoli e al calcio in generale, e per l'occasione ad Euro 2020.
un'altra puntata molto interessante, nella quale avremo degli ospiti di tutto rilievo. Inizio con colei che mi aiuterà nella conduzione della trasmissione e mi presento, Monia Alloggio, redattrice e giornalista di Positano News, nonché conduttrice televisiva di varie trasmissioni televisive. Buonasera, Monia. Buonasera Enzo, a te e a tutti i nostri ascoltatori. Ecco, non vedo Rino. Non, allora, ecco, presentiamo allora Ivano Trotta. Ex giocatore del Napoli, buonasera Ivano. Buonasera. Ecco, non vedo Rino Cesarano. Ecco Rino Cesarano, giornalista, un grande giornalista, con lui ha fatto, diciamo così, la storia del giornalismo a Napoli, e parlare di lui significa parlare di giornalismo del Napoli. Io non a caso dissi illo tempore tempo fa a Rino, quando 13 anni fa ebbi l'onore e il piacere di conoscerlo, dissi: Rino, guarda che io da ragazzo la prima cosa che facevo il lunedì, perché allora si giocava sempre la domenica, la prima cosa che facevo correva a comprare il Corriere dello Sport. Ma perché? Per Rino ci saranno. Quindi buonasera Rino e grazie per questa tua Ciao, ma partecipazione. non ho 90 anni, ho un po' di meno. No, ma eravamo coetanei, solo che tu eri un grande giornalista, io ero un modestissimo insegnante, per cui per me era un onore leggere del Napoli, dei tuoi scritti del Napoli. Andiamo con Walter Vitale, volto televisivo di 87 TV. Buonasera Walter. Ciao, buonasera a tutti. Ed ecco Gigione Maresca, sperando che abbia in una sosta in macchina abbia comprato il microfono. Gigione, hai trovato qualcuno che ti ha fornito il Buonasera, microfono? buonasera, buonasera a tutti, ma posso dedicarvi solo 10 minuti per imprevisti. Ah, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, va bene, le prime domande chiaramente le volevo rivolgere a Rino, agli ospiti, però a questo punto, Monia, facciamo fare un intervento a Gigione, poi a ruota ci perdonerà Rino e Ma Ivano. dopo Rino, No, dopo Rino Cesarano, dopo Rino no, no, no. Cesarano. Mi Allora, volete mettere in mezzo stasera? partiamo subito. È chiaro che è obbligo parlare dell'Europeo. Euro 2020, l'Italia batte la Spagna ed il sogno continua. Potranno gli azzurri bissare a Wembley il trionfo del 1968 a Roma con Valcareggi, l'unico titolo continentale che l'Italia ha in bacheca. Allora, Monia, a te un parere e poi passo la linea, fai il giro con gli altri, vai. Beh, l'Italia mi sembra che in questo europeo si stia dimostrando essere la squadra veramente, veramente eccezionale dal punto di vista di gioco, ma anche l'altra volta si è saputa difendere bene e poi insomma ha puntato una vittoria abbastanza difficile ma meritata. E secondo me ha veramente delle buone possibilità per riuscire a battere anche l'Inghilterra, che non mi è sembrata brillare particolarmente in questo europeo. Anche insomma, l'ultima partita che ha disputato ha vinta, ma con un rigore abbastanza discutibile. E con un gioco che, secondo il mio modesto parere, non è proprio eccelso. Ma andiamo a vedere anche cosa ne pensa appunto il nostro Gigi, che ha i minuti contati. No, io no, veramente non scherzavo, volevo sentire prima la voce di Rino. Saluto Ivano Trotta che ho seguito dalla tribuna, dal bordo campo. Ciao Walter, leggo bene. Ciao Gigione, sì. Io la riflessione mia è breve. Abbiamo una squadra ben assortita, compatta, un grande allenatore. Abbiamo superato brillantemente due ostacoli grossi. Ci aiuta questa vittoria con il Belgio e con la Spagna. L'Inghilterra, gli inglesi non hanno avuto le difficoltà che abbiamo avuto noi. Noi abbiamo dimostrato di avere talento, qualità,
Alcuni atleti, alcuni calciatori hanno fatto la differenza. Non mi riferisco solo a Insigne con quel bel gol, ma Chiesa ha dimostrato di essere il calciatore che avevamo visto a Firenze. E sicuramente leggendo oggi anche i post del maestro Rino Cesarano, lui faceva una bella riflessione su Spalletti che condivido. Noi abbiamo Mancini, Roberto Mancini è stato prima un grande calciatore, ha fatto una trafila, l'esperienza giusta, e credo che sa leggere bene le partite, a differenza di tanti altri allenatori italiani. Quindi dobbiamo ben sperare una nazionale, e vorrei vedere quella nazionale che ci ha fatto emozionare con la classe, il talento, i dribbling e anche, perché no, la testa. Credo, maestro Rino Cesarano, ci vuole molta testa. Così lancio un po' una domanda a te, ascolto, ti ascolto, poi vi devo lasciare, che purtroppo sto in una zona dove non si prende bene la linea e sto venendo a Napoli, sto andando a Napoli per imprevisti. Va bene, Vi saluto anticipatamente, vi saluto anticipatamente. Ascolto Rino e poi avremo modo di incontrarci di nuovo. vai Monia, passa. Monia, passa la parola a Lilio Sì, a Filippo. intervengo io, Monia. Sì, prego, Sì, Rino. no, allora ci sono alcune riflessioni da fare. La prima esula dal fatto tecnico ed è la solidarietà che noi diamo ad Alberto Rimedio e agli altri due colleghi che hanno preso il Covid e quindi Covid. Rimedio non farà la telecronaca, probabilmente passerà a bizotto. Però c'è anche una certa tensione nell'ambiente Italia azzurro nella squadra proprio perché per la paura e il timore di un eventuale contagio hanno fatto dei tamponi, però questo è un periodo proprio di Covid che inevitabilmente trasmette tensione emotiva anche a non ci volevano questi tre casi di Covid, di cui uno è tornato a Coverciano, gli altri due sono rimasti a Roma. Tornando al fatto tecnico, c'è un particolare sul quale credo Ivano sia d'accordo con me, è che l'Inghilterra rispetto al passato è cresciuta molto nella fase difensiva, quindi accoppia oltre alla fisicità anche una bravura tecnica nell'applicare la fase difensiva, tant'è vero che ha preso un solo gol per giunta su palla inattivo. E questo è da tenere conto, questo è il primo punto. Il secondo punto è che se gli inglesi la metteranno sicuramente sul piano fisico, bisogna vedere quanta benzina hanno ancora nelle gambe i giocatori della nazionale italiana, perché io ho visto qualcuno tipo Chiellini, ma soprattutto i centrocampisti, fare grande fatica lì in mezzo. E secondo me la partita la si deciderà lì in mezzo, non tanto sugli spunti di Sterling, perché Sterling dovrà pure ricevere i palloni giocabili, e quindi però se si limitano i rifornimenti, anche Sterling lo si può tranquillamente concordare. Quindi il problema è tattico sulla fase difensiva che fanno gli inglesi e atletico su quanta benzina hanno nelle gambe i giocatori dell'Italia. Perdonami, Monia, vorrei fare una domanda a Ivano, Rino. ora vi saluto, ciao, Ciao, ciao ciao, Gigione. Ciao, 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 ciao. ciao, Allora, grazie, grazie. volevo fare una domanda a Rino. Rino, la scorsa settimana, noi le altre settimane, avevamo parlato, pronto? C'è un ritorno? C'è un ritorno, Vince? Sì, c'è un ritorno. Sì, C'è un ritorno. per favore, Sì, per per favore, favore. per favore, per favore. Allora, mi sentite? Adesso sì, adesso sì, Allora, adesso sì. sì, adesso sì, allora sì. Ma c'è il ritorno, c'è qualcuno, Ma dovete c'è. togliere tutte le pagine Facebook, tutte le pagine aperte, per favore. Per favore. Allora, Rino, eccoci qua. Rino, avevamo detto che il successo di questa nazionale partiva da lontano, partiva dal gioco che Mancini ha fatto esprimere alla sua Italia, al suo gruppo, e in questo scacchiere, in questo puzzle che lui ha costruito, qualsiasi giocatore che poi sarebbe entrato successivamente avrebbe fatto, non avrebbe sfigurato. Però io dico che con la Spagna e anche con l'Austria
l'Italia non è che ha giocato bene, benissimo, ma ha cambiato, cioè Mancini ha fatto, ha ripreso una nuova alchimia, cioè una nuova veste di Mancini, cioè ha pescato dal gruppo, ha fatto riferimento al gruppo più che al gioco, e ha pescato elementi che hanno risolto la partita. Non so se tu ti trovi, tipo Pessina, tipo Chiesa contro l'Austria, quindi è il gruppo l'arma vincente di Mancini? Prego Rino. Sì, sicuramente, però per favore coinvolgiamo anche Trotta, perché Trotta è uno di campo e quindi può integrare sicuramente i nostri concetti. E sì, il collettivo è l'arma vincente di questa squadra, però all'interno del collettivo, di questo collettivo, ci sono delle individualità capaci di risolvere la partita da soli. Alludo a Insigne, alludo allo stesso Chiesa, Pessina, Locatelli, ed è quello che temono gli inglesi. Temono lo spunto tecnico, la bravura, la genialità, l'inventiva, la fantasia che possono avere i giocatori dell'Italia in fase di attacco, cosa che loro non hanno sperimentato nelle precedenti partite, perché hanno avuto un po' di fortuna, non hanno subito gol, però loro temono l'Italia perché sanno perfettamente che l'Italia li può castigare con uno spunto isolato tecnico di un giocatore. Ivano, la palla passa a te. Cosa ne pensi tu? È il gruppo, il singolo? Qual è l'arma vincente di questa Italia? Allora, secondo me l'arma vincente, ma per esperienza personale, io credo che poi il Leicester su tutti insegna che se hai un grande gruppo puoi fare grandi imprese. Se hai tanti giocatori anche molto forti, ma che non vanno d'accordo, non sanno coesistere, ci sono anche delle stagioni alla fine fallimentari pur avendo grandi calciatori. Io credo che questa Italia unisca le due cose, perché ha un grandissimo gruppo di persone che si vede proprio, si percepisce che rimano dalla stessa parte e condotti da uno staff, non solo Mancini ma anche chi lo aiuta, e che devo dire eccezionale. E come ha detto Rino, all'interno di questo grande gruppo ci sono grandi individualità, perché io credo che l'Italia giochi anche bene a calcio, anzi giochi benissimo, quindi hanno giocatori in grado davanti di risolvere la partita in qualsiasi momento, Insigne, hanno un grandissimo centrocampo, in difesa noi non è che ci stanno simpaticissimi Chiellini e Bonucci, però qua in nazionale bisogna riconoscere che sono due pilastri importanti, il portiere ad oggi, nonostante i 22 anni, è uno dei più forti al mondo, quindi credo che noi siamo arrivati in fondo perché avevamo le potenzialità per poterlo fare. Detto ciò, la finale con l'Inghilterra mi preoccupa a livello tattico un po' la punta centrale, perché noi con Immobile abbiamo avuto grandissime difficoltà con il Belgio, perché erano schierati, fisici, e come punta di riferimento fa un po' fatica. Quindi, come diceva giustamente Rino, dietro gli inglesi sono molto prestanti e forti. Spero che troviamo le armi giuste per attaccare gli spazi alle loro spalle, se no, se cerchiamo il punto di riferimento in Immobile faremo un po' fatica, però sono molto fiducioso. Walter, tu questo è per quanto riguarda la fase questo... volevo sapere anche l'opinione di Walter, perché fino adesso non abbiamo ancora ascoltato. Ma io chiaramente devo solo ascoltare in religioso silenzio ciò che dicono il maestro Rino Cesarano e Ivano Trotta, quindi io sono l'ultimo dei cretini. Il mio parere può contare pochissimo. Diciamo che purtroppo ci troviamo in finale con una delle squadre più forti di questo europeo, più difficili da affrontare. L'altro giorno nella partita con la Danimarca leggevo la panchina dell'Inghilterra e c'era Foden, c'era Sancho, c'era Bellingham, c'era Calvert-Lewin, e loro in campo comunque giocavano con Saka, con Mason Mount, con Sterling, con Kane. Voglio dire, giocatori tecnici che possono risolvere la partita in un momento, purtroppo ce l'hanno, dimenticavo Jack Grealish, che è l'idolo di Wembley, è un grandissimo giocatore della Aston Villa. E sarà una finale particolare, io l'unico timore che ho è quello ambientale, perché chiaramente Wembley è uno stadio che
già da solo mette i brividi. Giocare una finale a Wembley contro l'Inghilterra può essere pericoloso. La partita si vincerà a centrocampo, dove per fortuna noi siamo nettamente superiori, perché loro, tra Phillips e Reis, sono due giocatori di rottura, ma che non sono in grado di dare il passaggio, di dettare i tempi, come magari fanno Jorginho e Verratti, che avranno certamente una partita più facile rispetto a quella contro la Spagna, perché è chiaro che noi abbiamo giocato la semifinale contro i maestri del tiki-taka e ci siamo trovati un po' disorientati, però contro l'Inghilterra non avremo questo genere di problematica, perché loro a centrocampo la butteranno sulla fisicità, e quindi sarà importante l'apporto dei due play, Fregio e Verratti. Io chiedo a tutti voi, scusate, come si ferma Sterling? Nel senso, io oggi lo devi sparare. Io oggi ho letto un pezzo in cui si diceva che Mancini ancora è titubante, quindi non lo so se sia vero o meno, se lasciare intatta la formazione con Di Lorenzo a destra ed Emerson Palmieri a sinistra, oppure inserire Doloi e portare di nuovo Di Lorenzo a sinistra. Allora, secondo voi, come si ferma? Si può fermare con Di Lorenzo e con una adeguata aiuto a Di Lorenzo, un'adeguata copertura? Allora partiamo, Monia, partiamo proprio da Rino. Partiamo da Rino, se sì, tu sei d'accordo. Sì. No. Di Lorenzo a sinistra si perde un po', per la verità. Se non è, come devo dire, non è a suo agio su quella fascia lì, deve cambiare piede per calciare, per appoggiare, non si è trovato bene. Ma Di Lorenzo a destra non ha ricevuto adeguata protezione nell'altra partita e perciò non è andato benissimo, credo con l'Austria, no? Con la Spagna, quindi come si ferma Sterling, ma come si fermano tutti i grandi giocatori come Mbappé, questi esterni, evitando che possano giocare dei palloni e cercando di raddoppiarli quanto più è possibile. Quindi se gioca Di Lorenzo, come io penso, perché non credo che ce la faccia Florenzi, perché l'ideale sarebbe stato Florenzi per l'esperienza che ha, eccetera. Però se gioca Di Lorenzo è opportuno che Chiesa ragioni e rifletti un po' in più, o anche Barella che arretri un attimo, si sposti lateralmente e dia una mano a Di Lorenzo e non lo lasciano troppo solo lì. Non so Ivano cosa ne pensi. No, è corretto secondo me, Rino, il fatto dei raddoppi, poi bisogna vedere come impostarli. Secondo me Sterling, se gli lasci l'interno del campo, magari noi avendo tre centrocampisti, il raddoppio viene più comodo. Se lo mandi lungo la fascia, dopo devi entrare a te, crea più problemi. Secondo me in primis giocando alti, accorciandoli, cercando di non farlo girare. Però non sono tanto d'accordo con Di Lorenzo a sinistra, perché come dice Rino, chiaramente sta più a suo agio a destra, ma sinceramente non so se l'ho visto solo io, ho visto una grandissima difficoltà a Toloi, quindi è stato ammonito, è andato in grossa anche difficoltà, per me in una partita del genere non rischierei Toloi dall'inizio, io personalmente, quindi anche perché Emerson per me è un grande giocatore, quindi partirei come partita all'inizio. Io personalmente. Se posso intervenire su questo argomento, io piuttosto. Perdonami, Walter, un attimo, sì. Che presento solo, ti interrompo per un minuto. Allora, intervenuto con noi Emanuele Cammaroto, giornalista editorialista di Napoli Magazine, nonché esperto di calciomercato, e ce lo riserviamo anche per le pillole di calciomercato che lui ci potrà dare quasi a termine di trasmissione. Perdonami, Walter, a te. No, figurati. No, io dicevo. Piuttosto della preoccupazione di Sterling, io mi preoccuperei sui movimenti di Kane, perché Kane non è il classico centravanti inglese che sta fermo nell'area, uno che tende ad uscire e quindi crea lo spazio per gli scatti di Sterling. Sterling diventa devastante quando Kane gli libera spazio, quindi secondo me l'Italia dovrà stare attenta ai movimenti di Kane, perché se avete fatto caso pure nella partita con la Danimarca, Harry Kane ha giocato più sulla tre quarti che in area di rigore, concedendo l'ingresso in area ai due esterni, Saka e Sterling. Emanuele, cosa
È sparito Emanuele. Volevo sapere anche da lui la sua idea. Va bene. Sono intervenuti tutti sull'argomento e io ne propongo subito un altro, poi passiamo a Napoli. Ne propongo un altro perché ne abbiamo anche discusso. Piena stima verso Verratti, che è un talento del calcio nazionale, quindi anche non giocando in Italia, un talento. Però a me e a qualcun altro ha dato l'impressione che Verratti tiene troppo palla e un Locatelli magari è più fluido nelle manovre, più sveglio, con una tempistica migliore. Mi sbaglio o Verratti ha quel qualcosa in più di Locatelli per cui è necessario che sia in campo? Ivano, voglio iniziare da te, prego. Non ho capito tanto bene la domanda, perché all'inizio la domanda era che probabilmente in questo caso sarebbe meglio Locatelli, però poi finiva la domanda dicendo che Verratti è meglio di Locatelli. Verratti tiene un po' troppo la palla, quindi forse in taluni casi è meglio Locatelli. Tu cosa ne pensi? Ma io penso che Locatelli si stia affacciando adesso al calcio importante, alla grande, ha dimostrato di essere un ragazzo forte, mi sembra anche un ragazzo eccezionale dal punto di vista umano, quindi credo che avrà una carriera incredibile, già dal prossimo anno, ma già da adesso. Però in questo momento Verratti credo che sia una garanzia, che poi tenga palla è un po' la sua caratteristica, se vi ricordate non si somigliano, però un po' come caratteristiche. Pizzarro alla Roma, prima che la passava, faceva finta contro finta, però dopo girava attorno a se stesso. Sono modi differenti di giocare, però secondo me in una finale, in una partita che si può complicare nei 90 minuti, secondo me l'esperienza di Verratti la preferisco in questo momento a Locatelli. Allora, prima di sentire il parere di Rino, no, Ivano, avevo concluso la domanda così. No, l'avevo capita io probabilmente. No, avevo concluso, avevo detto cosa ha Verratti in più di Locatelli per essere preferito da Mancini al posto del giocatore del Sassuolo. Allora concludo la domanda dicendo sicuramente esperienza in più, è abituato a partite di certi livelli e quindi io personalmente mi affiderei a lui, ma senza togliere nulla a Locatelli, chiaramente. Rino, prego. Sì, noi dobbiamo ricordarci che Verratti è reduce da un infortunio, cioè non è ha avuto un recupero prodigioso, ma non è al 100%, si lascia preferire, come diceva Ivano, per l'esperienza soprattutto internazionale rispetto a Locatelli. C'è uno che per lui giocare a Wembley è una cosa normale, perché è abituato a certi palcoscenici rispetto a Locatelli. Ricordiamoci anche che la partita sarà lunga, per cui conteranno anche l'effetto di 5 cambi, e se dovesse toccare poi dopo a partita in corso a Locatelli, io mi auguro che recuperi quella sfrontatezza che ci aveva fatto vedere in precedenti occasioni e che, se ci sono degli spazi, riesca ad accelerare, perché rispetto a Verratti ha un'esplosività e una corsa maggiore. Verratti ti garantisce invece una protezione e un gioco di possesso decisamente diverso, oltre alla esperienza internazionale che ha. Walter, Locatelli oppure Verratti? Per esperienza Verratti tutta la vita, poi è chiaro, ci sono i 5 cambi, la partita potrebbe non finire al 90esimo, quindi credo che possano essere importanti un pochettino tutti, però dall'inizio è chiaro che Verratti è abituato a giocare certe partite, è sicuramente uno di quelli che soffrirà di meno la pressione di Wembley, quindi Verratti, ad oggi Verratti tutta la vita. Emanuele, tu? Io facevo una riflessione oggi pomeriggio, scusate un attimo, facevo una riflessione divertente, giusto per questo è il centrocampo che avrebbe potuto avere il Napoli. Il Napoli, infatti, Barella, Giorginio, Verratti. Sì. è vero. No, sono stati tutti e tre molto vicini.
Sì, sì. Uno c'è stato. Uno c'è stato anche bene. Giorginio, vabbè, questa riflessione potrebbe entrare nella seconda parte della trasmissione quando parleremo del Napoli e di De Laurentiis, chiaramente. Allora, abbiamo concluso il giro, tranne se Emanuele vuole aggiungere qualcosa sull'Italia. Sì, io, buonasera a tutti. Intanto, la mia unica perplessità è sull'aspetto fisico, perché comunque è una partita in cui andrai a giocare contro una squadra tosta, aggressiva, come gli inglesi. Peraltro gli inglesi in casa loro sono una storia, gli inglesi in un campo neutro sarebbe stato forse un altro ragionamento. Lì la mia unica perplessità è la coppia Verratti-Giorginio, quanto può reggere fisicamente contro l'aggressività degli inglesi. È chiaro che Verratti è uno abituato a giocare le partite a questi livelli, non c'è storia rispetto a Locatelli, però qualche dubbio mi viene, ripeto, dal punto di vista esclusivamente agonistico. Bene, allora Vincenzo, perdonami, ti posso rubare un minuto? Ti posso rubare anche due, perché, anche tre. Perché nessuno ne sta parlando, ma chi è chi ama questo sport alla morte vivrà una serata, una notte e una sera, quella dell'11 di luglio, perché dall'altra parte del mondo, in un altro stadio che solo a nominarlo mette i brividi, c'è un'altra finale che è Argentina-Brasile, c'è Wembley e Maracanà, Argentina-Brasile, Inghilterra-Italia. Ci sono le due nazioni che si sfidano da una vita, che si contendono da una vita il merito di aver inventato il calcio, gli inglesi e gli argentini, e poi ci sono le due nazioni che meglio hanno interpretato questo sport, Italia e Brasile, con 9 mondiali. E poi, magari sarò romantico, c'è Diego, queste sono le due parti di Diego. Peccato soltanto che la Coppa America si giochi a porte chiuse, peccato solo quello. Infatti, però guarda che storia, Argentina, Brasile, Inghilterra, Italia, sono praticamente le partite di Maradona, che con l'Inghilterra, contro l'Inghilterra al Mondiale ha fatto qualcosa di straordinario e di irripetibile, poi dall'altro lato c'è l'avversario di sempre, il Brasile, con l'Argentina. Tutto in una notte, ok. Si potrebbe fare una trasmissione con questo titolo. Si potrebbe scrivere un libro, Vincenzo, su questa giornata. Sì, indubbiamente. Sono le nazionali che hanno fatto la storia del calcio, chiaramente. Quindi è vero quello che tu dici. Allora, andiamo al secondo punto e parliamo della conferenza stampa di Spalletti. Passiamo al Napoli. Allora, io non voglio definire Spalletti come molti tifosi subito hanno approfittato e hanno detto: Spalletti è un aziendalista. Questo non lo dico io, non lo voglio assolutamente né dire, né ribadire, né pensare. Però, oddio, la sua conferenza stampa è stata in linea con ciò che ha detto De Laurentiis quando ha parlato, quindi entrambi non hanno aggiunto, secondo il mio modesto parere, nulla di più e nulla di meno di quello che noi sappiamo o potevamo ipotizzare. Però, tornando a Spalletti si è calato nella sfida che lo attende. Ha detto: abbiamo i conti da far quadrare, contratti in scadenza, insigne su tutti, è una squadra che rischia di non essere più la stessa. Io terrei tutti, poi sappiamo che il prossimo Napoli sarà differente da quelli precedenti. Dobbiamo costruire un altro Napoli altrettanto forte. Monia, ci riuscirà Spalletti? Io volevo dire un attimo una cosa, no? Pensando al fatto che tu hai detto non vogliamo dire che è aziendalista, sicuramente non sarà aziendalista, ma voleva fare breccia nel cuore dei tifosi, perché la prima cosa che ha nominato è stato Maradona e San Gennaro, quindi proprio ha colpito giusto i cuori dei tifosi. No, detto ciò, allora ci può riuscire. Io ero un po' scettica sull'arrivo di Spalletti, però devo dire che poi vedendo un pochettino, insomma, lui di calcio ne capisce, alla fine è un ottimo allenatore. Bisogna vedere un pochettino dal punto di vista caratteriale se andrà a collimare, insomma, con quello dei giocatori, e soprattutto dobbiamo vedere quali saranno i giocatori, quindi se la rosa
sarà proprio totalmente modificato, oppure di base, insomma, sarà questa, con giusto qualche cambio. E riuscirà. Io sono abbastanza fiduciosa, però diciamo che non abbiamo proprio le basi per parlare di nulla attualmente, perché appunto non sapendo bene chi ci sarà alla sua corte, non mi sento di esprimere un giudizio. Rino, tu esprimi il giudizio invece? Sì, non si può, io sono in linea con te, sono d'accordo con te, è impossibile, però un giudizio sul professionista lo si può dare, perché non è l'ultimo arrivato, e credo che in una società gestita in questa maniera, cioè con un solo uomo al comando che è De Laurentiis, dal polso fermo, un allenatore forte, credo sia l'ideale e la situazione giusta, perché le cose migliori il Napoli l'ha avuto quando c'è stato un allenatore dal polso fermo. Non so se vi ricordate, Mazzarri faceva tutto lui e governava lo spogliatoio col bastone e la carota, e poi però ci sono state le esperienze poco felici con altri allenatori. Idem Sarri ha saputo gestire e tenere in pugno lo spogliatoio, seppure impiegando pochi giocatori e non tutto l'organico, e credo che Spalletti sotto quel punto di vista sia una garanzia. Però anche a me ha sorpreso l'elasticità con cui Spalletti è entrato in questo progetto, e voglio sperare che abbia ricevuto un minimo di garanzie, altrimenti non era il tipo che si scomodava e si muoveva, non è il tipo che ha bisogno di ingaggio, e quindi credo che sia animato da una grande voglia di rivincita, quello sì, ed è quello che ci voleva in questa piazza, perché si è passati da un allenatore pur bravo, che era Gattuso, ma comunque un professore di scuole medie inferiori, si è passati poi dopo a un assistente universitario che è Spalletti, perché il curriculum di Spalletti è decisamente superiore a quello di Gattuso. Quindi parlo di tempi, no? di esperienza di carriera, non parlo di capacità. E quindi in questa esperienza Spalletti, sia a Udine che a San Pietroburgo, che anche nella prima esperienza a Roma, ha dimostrato di avere grandi capacità, soprattutto di addestratore più che allenatore, cioè allenatore di campo. Vediamo, aspettiamo e vediamo. Ivano, secondo te Spalletti come sarà al Napoli? Insomma, come che arriverà in centro? È tutto un punto interrogativo. Tu cosa ne pensi? Ma io posso parlare di Spalletti per l'esperienza comunque vissuta, tra virgolette, qua da vicino a Roma. Sicuramente è un allenatore che ha vinto tanto e ha un determinato carisma, però all'interno del suo carisma gli è stata sempre riconosciuta quel pizzico di permalosità. Quindi io... Ecco, appunto, Ivano, perdonami. Sì. Perdonami se ti interrompo, ma se no mi dimentico. A proposito di quanto tu stai dicendo, era opportuno fare quel riferimento a Totti, l'ultimo riferimento che ha fatto Spalletti a Totti? Ma su una conferenza stampa di presentazione al Napoli è stato fatto riferimento a Totti sulla fiction, che non è andata bene, esatto, e quant'altro. Se era il caso di farla, credo di no, non lo so, anche perché quando si parla di Totti non è si parla di Totti in funzione della Roma, si parla di Totti come campione assoluto, come se si parla di Baggio, come se si parla di Del Piero, là si va oltre i colori e quant'altro, quindi secondo me poteva essere anche evitato, però non credo che sia questa la differenza. Sto dicendo che un allenatore di un certo tipo, come ha detto giustamente Rino, un allenatore importante, un allenatore che ha carisma, e probabilmente mi auguro che sia anche l'ideale per una piazza come Napoli. Però sappiamo come Napoli, come si vive il calcio a Napoli, come sono i tifosi e soprattutto il presidente e la società. Io spero che loro trovino tra di loro le sinergie giuste per far sì che la squadra viva serenamente, diciamo, la stagione, perché i giocatori ci sono, si sarà fatto del mercato, e quindi spero che sia
arrivata al momento giusto, anche perché la Juve ha ripreso Allegri, quindi secondo me la Juve resterà là davanti di nuovo, matematico, secondo me. Quindi sarà, per stare nei piani alti bisognerà fare un campionato importante. Chiaramente la risposta a Spalletti è una risposta importante dopo, diciamo, l'addio di Gattuso. Credo che farà bene alla fine, però ripeto, l'importante è che la squadra gli vada dietro e sia disposta a collaborare al 100% con lui, perché comunque ha dimostrato anche a Roma, anche da altre parti, che è un allenatore importante, non è che lo sto dicendo io, se no non si permetteva, diciamo, anche il lusso. A Roma è andato in scontro con Totti, all'Inter è andato in scontro con Icardi, è un allenatore che ha polso, quindi la squadra deve andare dietro, perché se no si rischia proprio di fare le cose sbagliate, tutto qua. Master. Senti Vincenzo, scusate se mi dilungo, ti avevo premesso che sarei andato via 20 minuti prima anch'io, non voglio essere scostumato come si dice a Napoli, ma avevo un impegno già prefissato, ma mi dispiaceva dirti di no. E va bene, io ti ringrazio, ho detto di sì perché già l'altra volta con te mi trovo sempre alla primavera del Napoli. Ti vogliamo allenatore nel settore giovanile del Napoli, ti vogliamo. Rino, non vedi si che sa cosa mai devi fare con De Laurentiis. Per adesso basta chiamare Gianluca, no? Chiama Gianluca Grava, vediamo un attimo che succede. Per adesso sono stato un po' alla cantera, per adesso farò tecnica individuale a Napoli. In delle società. Bravo, è una cosa che mi piace, lavoro con i ragazzi e mi trovo molto bene. Bravo Ivano, c'è bisogno di gente come te, c'è bisogno di gente come te, Ivano. Grazie, no, grazie, va bene. Sei sempre troppo gentile. No, no, Ivano, Ivano, saluto... io sì. No, allora, nel caso tu venissi a Napoli, no, io farei una proposta a De Laurentiis di mettere una fotografia di quel gol che hai fatto al Frosinone negli spogliatoi. Mettere, oppure, senza il quale non ci sarebbe stato nulla, nulla. Oggi per quel gol ho chiuso il cerchio, perché ho ricevuto tantissimi complimenti. Sempre, tutti i giorni e da sempre, da più di 10 anni. Però l'otto in pagella di Rino Cesarano sul Corriere non me lo ricordavo. Quindi ho chiuso proprio il cerchio. Quindi è stato proprio... 7 e mezzo. No, 7 e mezzo. 7 e mezzo. 7 e mezzo, non era 8. Va bene. La cena di 8 uguale se vengo a Napoli, con piacere. Va bene, allora Ivano... Saluto davvero... tutti in particolare Monia, non me ne vogliate, ma è l'unica femminuccia del gruppo. Ciao Monia, ciao a tutti. Ciao Ivano, ciao Vincenzo e ciao a tutti. Ciao Ivano, ciao, ciao, ciao. Arrivederci, ciao a tutti. Forse Italia. Ciao Ivano. Allora, a breve quel posto potrebbe essere occupato da Roberta Di Rienzo, perché appena si libera verrà da noi. Allora, proseguiamo Monia. Sì, allora, qua parlavamo anche di... si parla anche un pochettino del calciomercato, caro Enzo, quindi vorrei sapere... Sì, se volevo aggiungere Monia, Monia, volevo aggiungere un attimo, prima che interviene l'amico, che questa squadra è reduce da due situazioni poco simpatiche all'interno dello spogliatoio: un ammutinamento con Ancelotti e uno sfaldamento nell'ultima partita con il Verona con Gattuso. Quindi c'era bisogno, secondo me, di un uomo forte, quindi per ricondurre alla scelta di Spalletti. E quindi credo si sia orientato in quel senso là, perché non essendoci un direttore sportivo forte, non essendoci una struttura societaria adeguata, c'è bisogno per forza di un allenatore con queste caratteristiche, che poi riesca o meno è un altro discorso. Ok, va bene. Allora, Monia, visto che tu vuoi introdurre il discorso calciomercato, io bypasso due domande e vado proprio a un punto del calciomercato. De Laurentiis è intervenuto in collegamento telefonico nel corso dell'inaugurazione della mostra fotografica di Armando Maradona, Il riscatto sociale attraverso lo sport. E nel corso di questa manifestazione
De Laurentiis ha detto Insigne, alla domanda Insigne resterà a Napoli, dipende da lui. Se poi Lorenzo si è stancato e vuole andare in giro per l'Europa, è una sua scelta. Ecco, un po' tutti si sono chiesti il significato di questa frase e l'interpretazione di questa frase. Quindi possiamo parlare di stasera, che ne dici? Certo, Partendo certo. partendo da Insigne, arrivando a Emerson Palmieri, che ci continua, Emerson Palmieri si continua a parlare, ma la pista non viene mai abbandonata a livello mediatico e sembra che si potrebbe addirittura ottenere un prestito in agosto del difensore. Non lo so, vediamo un po' cosa ne pensi tu e gli altri. Vai, Moglia. Sì. No, io sul fatto di Insigne, io sono quasi certa che lui voglia rimanere, però ovviamente il presidente, che non è sicuramente famoso per attrarre, insomma, voler attrarre le opinioni favorevoli a sé, insomma, lo ha imitato e ho letto che Insigne è rimasto molto male per quell'imitazione, però vabbè, chi lo conosce non lo sa com'è fatto. Io spero si possa raggiungere un accordo, sinceramente. Penso che si possa fare su Emerson Palmieri. Sì, sono anni che si fa questo nome e speriamo, perché io sinceramente pensare di dover vendere i pezzi forti e prendere giocatori a cui non siamo tanto abituati, perché magari di livello inferiore, mi piacerebbe abbastanza, sinceramente. Però io, siccome appunto abbiamo introdotto un po' il calciomercato, vorrei sapere un attimo cosa ne pensa Emanuele. Emanuele, prego. Ma io dico che certo, se uno dovesse tornare indietro, riavvolgere il nastro e riflettere su tutto quello che ha detto il presidente nella sua recente conferenza stampa, verremmo colti da immediato e inesorabile attacco di depressione. Detto ciò, faccio una breve parentesi: è stato magistrale prima quello che ha detto il collega Rino. Il maestro Rino Cesarano sul paragone fra Gattuso e Spalletti. Rino è stato, come dire, elegantemente impietoso nel rendere l'idea sulle differenze tra i No. due. Detto ciò, io dico che il Napoli in questo momento, la novità proprio di oggi, che non a caso è anche già uscita su alcuni siti e su alcune testate anche autorevoli, è che il Napoli è tornato a riflettere sulla pista Bakayoko per il centrocampo. Questo perché? Perché c'è un ragionamento in atto col Chelsea, il doppio discorso che in questo momento è aperto con il Chelsea, con Marina, perché l'amica Marina, l'amica di Aurelio è Marina, lì l'interlocutore, è quella di riprendere Bakayoko per il centrocampo, evidentemente un'operazione low cost, anche se poi tanto low cost non lo sarebbe. Low cost per il cartellino, perché comunque è un giocatore, vabbè, che tra un anno va in scadenza, Scadenza ma ricordiamoci 2022. ma è uno che ha un contratto che sicuramente il Napoli gli chiederebbe di tagliare, perché altrimenti quest'anno evidentemente o assiste il Chelsea con la compartecipazione dell'ingaggio o difficilmente il Napoli gli garantirebbe le cifre che il giocatore vuole. E l'operazione sulla quale si sta ragionando è proprio quella di andare a riprendere per il centrocampo Bakayoko e per il ruolo di terzino sinistro un prestito che potrebbe concretizzarsi con obbligo ad agosto, quello di Emerson Palmieri. Ma su Emerson, attenzione, perché il vero problema in questo momento è che non c'è liquidità e prima bisogna chiudere la cessione di Mario Rui, dove la forbice tra offerta tra domanda, diciamo, e tra domanda e risposta non è esattamente poca, perché comunque il Napoli chiede 8-9 milioni al Galatasaray per cedere il giocatore, mentre il Galatasaray si ferma a un'offerta non superiore ai 5 milioni di euro. Quindi l'idea del Napoli è quella di monetizzare dalla partenza di Mario Rui per andare poi a reinvestire questa somma su Emerson Palmieri, in questo momento, trattativa però da questo punto di vista che andrà presumibilmente per le lunghe. Molto bene. Walter, tu cosa pensi di questo del calciomercato che il Napoli affronterà? Io non ci ho entrato. Sarà un mercato particolare. Io mi auguro semplicemente che il Napoli ritorni a fare ciò che gli viene meglio, ossia andare a scovare quei giovani di
già di buona fattura tecnica che possono crescere a Napoli, perché poi il Napoli ha toppato nelle ultime 2-3 stagioni, quando ha iniziato a ragionare da grande ed ha iniziato a fare acquisti anche abbastanza onerosi e a rifiutare offerte importanti per i giocatori che avevamo in rosa. Ecco, è come se il Napoli avesse perso un poco la sua reale dimensione, perché rifiutare offerte da tre cifre per Koulibaly per una società come il Napoli che si autofinanzia e diventa poi una scelta importante. Spendere 50 milioni per Lozano, 47 milioni e mezzo per Osimhen, andare a prendere Manolas dalla Roma, quindi aumentando a dismisura il monte ingaggi, poi ti crea il problema se non vai bene. Il Napoli ha fatto bene quando andava a pescare Jamsic, i Zielinski, i Koulibaly da ragazzino. Ecco, il Napoli deve ritornare a fare questo, perché è la reale dimensione del Napoli. Poi su cosa mi aspetto? Io mi aspetto due operazioni, un centrocampista e un terzino sinistro, perché poi al netto, se dovesse rinnovare, come credo che accada, Maksimovic, ragazzi, il Napoli ha una squadra forte. Il Napoli è vero che è arrivato quinto, ma è arrivato a 2 punti dal Milan, che è arrivato secondo, quindi tanto scarso non era. Si poteva fare obiettivamente molto meglio, perché Napoli ha perso in casa con lo Spezia, ha pareggiato in casa col Torino di Giampaolo, ha pareggiato in casa col Cagliari, col Verona, quindi sono quei piccoli dettagli che possono portare il Napoli nelle prime quattro. Ecco, magari il ritorno di Bakayoko, Emerson, Palmieri, e credo che Spalletti possa essere abbastanza soddisfatto della rosa a disposizione. Trino, anche tu pensi che il Napoli avrebbe dovuto vendere qualche pezzo importante nel momento in cui penso. Sì, però voglio dire, ragazzi, se torna Bakayoko io me ne vado a seguire la Salernitana, ve lo dico. Voglio dire. Vuol dire si torna indietro, non c'è bisogno di un centrocampista. Il problema, ci siamo andati vicino al problema, l'abbiamo quasi centrato, è l'area tecnica. Cioè il Napoli ha fatto le cose migliori quando ha avuto i suggerimenti giusti da parte dell'area tecnica, che in qualche momento è stata rappresentata da Benitez, ha lavorato bene anche Bigo, ha lavorato un poco meno bene l'attuale direttore sportivo, però cosa stia cambiando e che Spalletti stia incidendo anche sulle scelte. E se la condizionale di Emerson Palmieri è legata a Bakayoko, non credo che siano finiti gli esterni sinistri nel mondo. Penso che Napoli abbia comunque delle soluzioni alternative, altrimenti si discute solo di Emerson Palmieri. Marina se lo può tenere Bakayoko, cioè voglio dire, il Napoli ha bisogno di un centrocampista di personalità, un centrocampista forte, un centrocampista che dia anche uno spessore caratteriale a quel centrocampo là. Cioè, fermo restando che poi rimangano quelli là. Il Napoli non può spendere 25 milioni di euro per Lobotka e poi non averne che cosa farne. Cioè, voglio dire, ci sono stati commessi gli errori, sono stati investiti dei soldi, ma anche la mossa su Osimhen credo sia stata fatta in maniera impavida. Quello Zano è stata fatta per accontentare Ancelotti. Osimhen perché ha voluto scommettere De Laurentiis su un giovane, ma sono 45-47 milioni di euro che sono stati impegnati. Quindi è il ragionamento strategico dal punto di vista tecnico che secondo me è stato sbagliato. E adesso non può assolutamente il Napoli fallire ancora, perché non se lo può permettere, quindi deve assolutamente centrare. Ma io dico, per tanti anni il Napoli non è stato capace di trovare l'alter ego di Caglione, e mo adesso è ricaduto nello stesso problema con l'esterno sinistro. Quindi vuol dire che non c'è scouting, non c'è organizzazione, non si prevedono delle cose, non si vanno a opzionare dei giovani, dei mancini bravi, validi. Si deve andare verso Emerson Palmieri, ma Emerson pure Palmieri ce ne sono in giro per Europa, ce ne sono tantissimi anche... Ecco, lo sai dire. Ragazzi, il terzino sinistro manca da 3 anni, manca da 3 anni, non da 3 giorni, da 3 anni ed è tanto, è troppo. E quindi
Anche perché si pensa quindi... sempre a Gulam, però sì. Puntualmente Gulam perde la stagione. Ma ormai Gulam è reduce da quattro operazioni a ginocchio. Penso che possa essere più utile io a 40 anni che Gulam dopo quattro operazioni, con tutto il rispetto. Infatti... Fauzi è stato uno specialista incredibile di quel ruolo, però dopo quattro operazioni, ragazzi, non è che possiamo aspettare in eterno il ritorno di Gulam. Tra Francia e Olanda ti posso fare 15 nomi di esterni mancini che potrebbero fare al caso del Napoli, e quindi io credo che o Giuntoli non ha amici in quei campionati, oppure non li sa vedere, perché a questo punto è solo quello il problema. Walter, non si comprende per quale motivo non si debba arrivare alla conclusione più logica, con tutto l'affetto e il ringraziamento possibile a Gulam. Rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2022, arrivederci. Quello che dovrebbe essere fatto, non si comprende per quale motivo non venga fatto, o forse ci viene qualche cattivo pensiero. Emanuele, Venerato oggi ha fatto due nomi per il centrocampo del Napoli, ne sai qualcosa? Zaccaria e Bergè. Allora, Bergè, onestamente parlando con voi, è un vecchio nome, un vecchio pallino di Giuntoli, già, ma francamente non mi impressiona, e credo che non aggiunga nulla qualitativamente al centrocampo del Napoli. È uno che magari ci può stare nei sei, ma credo che non faccia la differenza. Tra l'altro viene anche da un grave infortunio lo scorso anno con lo Sheffield. Con lo Sheffield, infatti ha giocato pochissimo. Esatto. Zaccaria invece è un buon nome, uno svizzero che ha gamba, ha fisico, ha soprattutto voglia di emergere. Guarda, se dovesse esserci la quadra sui numeri, credo che potrebbe essere una bella operazione a sorpresa. È uno di quei 3-4 nomi che il Napoli sta valutando, ma il ragionamento qui, la strada è tracciata. Se non si arriva ai vari Zaccaria, Camarà, i vari nomi che, ahimè, lo stesso Berge che il Napoli ha messo nel mirino, a quel punto si andrà dritti sul ritorno di Bakayoko, che non a caso nelle ultime 48 ore è stato sondato di nuovo dal Napoli. No, io spero di no, perché sennò perdiamo un grande maestro come Rino Cesarano. Guarda, ti aggiungo anche un nome, che però secondo me alla fine poi non arriverà, perché comunque in un'annata di pandemia con questi è un vecchio pallino di Spalletti, un nome che era anche uscito nei giorni scorsi, che io conosco benissimo dai tempi in cui ero nell'entourage che lo trattò proprio con il Napoli. All'epoca c'era Sarri sulla panchina, e mi riferisco a Witzel. Witzel, tanto per capirci, e questo non potrà mai essere smentito da nessuno perché ci sono riscontri, era ad un passo dal Napoli, ma fu bocciato da Maurizio Sarri, il quale stoppò quella operazione quando era già in dirittura d'arrivo, dicendo che non lo avrebbe fatto giocare neanche nel giardino di casa sua. E qui mi fermo. Manuel, ti posso fare una domanda? Monia, qua ci parla. Sì, dimmi. Stanno togliendo il messino. Ma così la butto lì: il Borussia Dortmund che vende Sancho allo United per una cifra monstre, non è che può venire a bussare qua per un messicano con l'agente semi olandese? Potrebbe. Italo-olandese, sì, uno che portafoglio ce l'ha bello pieno. Uno che guadagna 4 milioni e mezzo. Allora, e che io ti dico una cosa. Se tanto mi dà tanto il famoso ragionamento che fa De Laurentiis, che bisogna sforbiciare sul monte ingaggi, secondo me ci porterà due nomi. Ruiz in questo momento non ha grandi offerte, perché il guadagna 1,5, quindi non tagli nulla. Ma no, infatti non sposta nulla. Secondo me i due nomi sui quali si andranno a fare delle riflessioni sono Lozano, che potrebbe avere qualche offerta importante dal Borussia, ma anche credo dalla Premier, insomma è uno che, se il suo, come dire, mentore si mette d'impegno, qualche buona offerta la può portare sicuramente. È uno che sa lavorare. E poi credo che qualcosina la vedremo di interessante, quantomeno ovviamente in ottica mercato, come dire, USA, perché poi in Europa ha l'età purtroppo è quella che è, Mertens, che
Walter ricorda quanto prende di ingaggio e che io 4,5 netti. Troppo. Difficilmente potrà fare una panchina d'oro a 4,5 milioni l'anno in una stagione in cui Osimhen sarà intoccabile lì davanti. Ma ripeto, questo lo vedremo e vedremo anche Spalletti come si approccerà a Mertens. Ok, Monia, però resta sempre il punto fermo, un punto che è nella mente dei napoletani. Insigne, resta, non resta. De Laurentiis farà questo sforzo, diciamo, ma sforzo fino a un certo punto economico. C'è la possibilità che De Laurentiis riesca a convincere Insigne facendogli un contratto più negli anni, aumentando la durata del contratto e mantenendo l'ingaggio. Chiaramente non credo che Insigne si ridurrà l'ingaggio, ma mantenendo l'ingaggio tale. Vediamo un po' cosa ne pensi tu e cosa ne pensano gli altri, perché qua è un grande punto di domanda, perché se noi dobbiamo stare alle parole che ha detto De Laurentiis, cioè speranze ce ne sono poche, perché De Laurentiis si è espresso con Insigne così come ha fatto con altri campioni del Napoli, con Higuain, con Cavani, cioè si è espresso più o meno, si è espresso anzitempo nello stesso modo. Allora, vogliamo fare un po' di chiarezza? Chi ne sa qualcosa di più di noi potrebbe darci una dritta su questo tema? Sì, vabbè, io ho risposto parzialmente prima a questa domanda. A mio parere un accordo si riuscirà a trovare, perché comunque Insigne ha sempre detto che lui tiene a Napoli ovviamente è di qui, quindi se la sente cucita addosso quella maglia. Non penso che il suo desiderio sia andare altrove, però ovviamente quello che penso io è che comunque ridursi lo stipendio, questo sicuramente no. Io credo che anche De Laurentiis lo voglia trattenere, quindi alla fine un accordo per me giungerà. Per Di Lorenzo ha sfruttato l'opzione, aveva un'opzione di rinnovo fino al 2026, l'ha messo in atto, quindi vai. Sì, e meno male su questo, perché Di Lorenzo veramente si è dimostrato essere fondamentale in questa squadra, quindi sono molto contenta di questo. Rino, tu cosa ne pensi invece? Sì. Infine resta, no, non resta? Io credo, sì, innanzitutto siamo a delle schermaglie, però non vorrei accomunare la situazione di Insigne a quella di Cavani e di Higuain e anche la stessa di Lavezzi. Ragazzi, sono state situazioni completamente diverse, sono stati distacchi, di ognuno ha avuto una motivazione, non è che è una filosofia, una strategia societaria, che però la tensione creata da De Laurentiis è creata apposta, non so dove porti. Aspettiamo la fine degli europei e vediamo innanzitutto se ci sono delle richieste per Insigne importanti, se c'è un club in grado di dare ad Insigne l'ingaggio che chiede, perché dovrebbe ridursi Insigne l'ingaggio? È l'unico giocatore capace di fare la differenza, di avere dei colpi geniali, di dare a questa squadra anche, diciamo, una fisionomia tecnica, un'imprevedibilità, non, della fantasia. Perché dovrebbe ridursi l'ingaggio proprio Insigne, che tra l'altro è l'unico napoletano di questa squadra? Perché? Non, comunque aspettiamo gli europei, vediamo se comunque qualcosa si è incrinato a livello di feeling. Non vorrei, e sottolineo, non vorrei che il Napoli vedesse in Insigne uno di quelli che non è riuscito ad impedire la rivolta con Ancelotti e quello che è successo in questo campionato, perché sarebbe grave se fosse questo, sarebbe l'anticamera di un distacco annunciato, per me non è un sospetto prettamente mio, vi prego di ritenerlo tale. Non vorrei che il Napoli indicasse in Insigne nel capitano di questa squadra colui che non sia stato capace di trascinare lo spogliatoio a raggiungere la Champions. Non so se sono stato chiaro, è uno di quelli che anche la rivolta con Ancelotti non c'è stato capace di impedirlo, anche perché è stato l'unico forse a giocare bene un'intera stagione, salvo un paio di partite, secondo me ha sbagliato, ma fondamentalmente molte però Monia, si sono persi
quell'ultima settimana si sono persi un po' tutti e si è persa soprattutto la società. Io insisto su questo punto. L'ultima settimana, quella che ha preceduto il Verona e subito dopo Firenze, la società ha ritenuto scontata la vittoria sul Verona e la società, che aveva già l'accordo con Spalletti, ha pensato già avanti al piano Champions, trascurando quello che secondo me doveva essere l'attenzione vicino alla squadra, far capire alla squadra che era la partita della vita. Questo non c'è stato, anzi c'è stata una freddezza che poi ha provocato poi quella prestazione. Vero. Walter, secondo te Insigne resta? Quella di Insigne è una bella gatta da pelare. È chiaro che non converrebbe a nessuno dei due iniziare il campionato con un contratto in scadenza, quindi delle due l'una: o rinnova oppure si trova una soluzione alternativa. Il problema è trovare oggi una squadra disposta a prendere Insigne e quindi poi a dargli l'ingaggio che Lorenzo chiede. A meno che De Laurentiis non si passi un attimo la mano sulla coscienza e si sieda al tavolo invece di essere bellicoso, di essere un attimo più aperto alle richieste di Insigne del suo entourage, magari cedendo una volta e per tutte sui diritti d'immagine, che potrebbe essere uno spartiacque importante. Magari con Lorenzo si potrebbe ragionare su un contratto tra virgolette a prestazioni, nel senso ti do di base i 4 milioni e mezzo netti che prendi adesso, poi magari se andiamo in Champions te ne aggiungo 500, se vinciamo lo scudetto te ne aggiungo uno, se fai 20 gol ti do 500.000 euro, insomma una soluzione nuova che possa convenire a tutti. Altrimenti, se iniziamo l'anno con il capitano in scadenza di contratto, finisce male, finisce davvero male. Sì. Emanuele, vuoi aggiungere qualcosa? No, io concordo totalmente con quello che ha detto Walter. Tra l'altro, per essere anche abbastanza chiari, si era parlato di una offerta di contatti del Barcellona, una stra mega iper maxi fake news, l'ha definito, sì, ma così. Barcellona ha tesserato Aguero e Depay, cioè Insigne per fare cosa? Il Barcellona non solo ha tesserato Aguero e Depay, ma in questo momento non può tesserare uno che mi pare si chiami Leo Messi, se non mi ricordo male, perché deve dimezzare praticamente del 50% il monte ingaggi. Quindi c'ha 6 o 7 cessioni da fare, parliamo di gente con ingaggi bestiali e andiamo a mettere dentro Insigne, al quale vogliamo un bene dell'anima, blindiamolo a Napoli, ma a Barcellona cosa andrebbe a fare? La panchina della tribuna della panchina, forse, con tutta quella gente che c'è. Allora, cerchiamo di essere onesti. Il campo lui è comodo, però. Dire, l'unico che forse andrebbe, come dire, a fare forse qualcosina, potrebbe anche pensarci, ma in questo momento non c'è nulla, niente di niente da questo punto di vista, è Klopp, un giocatore che adora Insigne, ma da lì a dire che il Liverpool prende Insigne c'è una vita intera davanti. Però Emanuele, riflettiamo su una cosa: il Liverpool al momento ha Salah, Firmino e Mané. La Premier è un campionato un pochettino fisico. Io faccio fatica a vedere Lorenzo protagonista in un campionato del genere. Magari Lorenzo è più adatto alla Spagna, ma secondo me è più adatto al Napoli, cioè lasciamolo qua, troviamo un accordo e teniamoci in casa. Finirà così perché non può non essere altrimenti, Walter. È vero anche che il giocatore avrebbe già espresso il suo desiderio di guadagnare non un euro e non un centesimo in meno rispetto a chi? A Mertens. Non possiamo neanche dargli torto per le prestazioni che ha fatto nell'ultimo campionato, però alla fine l'accordo lo potranno trovare solo con questa differenza fra parte fissa e bonus. Tutto il resto, esatto, mi sembra letteratura. Detto ciò, allora, ragazzi, io vi lascio perché la famiglia mi reclama, quindi vi mando... Vabbè, io faccio, Emanuele, io faccio l'ultima domanda e poi chiudo la trasmissione. Non so se per voi... Però volevo salutare un attimo i nostri amici che hanno scritto, Silvia, sì, Graziano e Alfonso Aiello, che saluta in particolare. Eccolo, Vincenzo, allora, un minuto, sì, altrimenti vengo lì. Scusate il ritardo. Allora,
Allora, un attimo, Emanuele, un minuto solo, ti lascio andare, poi faccio, completiamo il giro e chiudo la trasmissione, se puoi. E intanto saluto Roberta Di Renzo, del gruppo di Facebook Quelli che è il Napoli, che era impossibilitata a partecipare alla trasmissione, però ce l'ha fatta all'ultimo istante, almeno per quanto riguarda la parte tutte, finale. Tutte belle ragazze, Monia, Roberta. Tutte belle, Vincenzo, come fai a grazie perché ci siamo io e Emanuele che attiriamo le belle donne. Noi confidiamo con l'intelligenza di no. Rino, alla mia Rino, alla mia età io almeno insomma voglio vedere un mondo paradisiaco, un mondo fatto di ragazze di ragazze che hanno un sorriso, sì, un sorriso splendido, un sorriso. Ma falle collegare con me che sto da solo a casa, falle collegare con me che sto da solo, tu stai, sei circondato da tante persone. Va bene, tutte e due belle. Sono, grazie. Ma, allora chiudo qui perché sennò la mettiamo, sono belle dentro e fuori, perché io ci tengo a dirlo, questo aspetto, perché quando si parla di donne si bada solo al fattore estetico, ma loro non manca nulla, né a Monia e né a Roberta, però il fatto di essere belle dentro, essere delle persone, delle professioniste valide, questo arricchisce la loro presenza. Fa caldo, un po' di aria condizionata. Allora, Roberta, scusi, perdonatemi, Monia, facciamo questa domanda in modo che Emanuele possa andare via. Allora, allarghiamoci un po' come discorso. Il Napoli dovrebbe, in linea di massima, conservare, da quello che si è capito, l'organico di quest'anno. Dovrebbe conservare in linea di massima l'organico di quest'anno con un allenatore che ha carisma, con un allenatore che sul campo ha fatto vedere quello che vale, con un allenatore dalle caratteristiche che sono state descritte bene prima da Rino Cesarano, per cui io mi chiedo tutto questo svilimento, questa depressione nell'ambiente napoletano, non lo vedo, perché io vedo una squadra che, visto il Milan, visto l'Inter, allora l'Inter ha dei problemi societari ed è un grande punto di domanda per il prossimo campionato, in più ha dei problemi sempre legati alla società, per acquistare. Il Milan sta facendo qualcosina, ma non credo che possa attrezzarsi per fare un campionato, forse diciamo così, credo che farà un campionato al di sotto delle aspettative. C'è Rigoni da Roma, per cui il Napoli io non lo vedo così male. Voi che cosa ne pensate, proprio in considerazione delle squadre che ho citato? Anche c'è Milan, anche l'Atalanta, L'Atalanta per me è il modello che dovrebbero seguire tutti. L'Atalanta è un modello nel calcio, un modello che dovrebbe essere seguito in Italia ed Europa. Ha un settore giovanile di Zicogna che viene visitato come se fosse che posso dire una cattedrale, vengono da tutta Europa per vedere, ha puntato sul settore giovanile, ha un direttore sportivo che riesce a fare acquisti eccezionali a poco prezzo e valorizzarli per poi essere valorizzati da Gasperini. Quindi l'Atalanta è un modello e questa è la squadra emergente che potrebbe secondo me dire qualcosa ancora di più nel campionato. Monia, a te e a Emanuele, perché vuole andare via, no? Sì, sì. No, io sono molto rapida, io non sono proprio certa che, a sentire le parole del presidente, non sono proprio certa che lui voglia conservare questa rosa, perché, perdonatemi proprio l'espressione di basso livello, ha pianto un po' miseria, quindi credo che lui voglia vendere, ha detto che sono tutti vendibili, per cui non credo. Ma se arriva una adeguata offerta però, i tempi sono lunghi. Però adesso adeguata bisogna vedere cosa significa, perché mentre prima puntava ad offerte alte, adesso da quanto ha parlato io ho percepito che si accontenterebbe anche di cifre un po' più basse rispetto a quelle a cui ambiva prima, quindi io non sono proprio certa che l'organico resti questo. Detto ciò,
vedo anche insomma una incongruenza tra il fatto di voler vendere e poi voler arrivare in tempo. Io non so come riesca a voler fare entrambe le cose. Spero che almeno la Champions la punti. Non so con quali. Perdonami, e poi passiamo subito a Emanuele. Io da tutto questo, io, tutti abbiamo capito poco o niente, ma diciamo così, l'unica cosa che sembra, non dico certa, possibile, un'eventuale vendita di Insigne se arriva un'offerta tra i 20 e i 30 milioni. Questo sembra che sia stato fatto intuire da De Laurentiis, quindi non so. Comunque, Emanuele. Guarda, io telegraficamente ti dico una cosa, spero con tutto il cuore, perché poi il cuore è azzurro, evidentemente, che Spalletti faccia una grande stagione, che faccia le cose migliori del mondo. Il Napoli ha una squadra forte, se dovesse rimanere questa, perché il manico è cambiato ed evidentemente il manico non era quello giusto. Spalletti sicuramente uno superiore al vecchio manico. Detto ciò, non voglio fare polemiche. L'unica cosa, francamente, forse perché sono ancora legato a un calcio romantico, quello in cui il Napoli portava migliaia di persone sui campi di Serie C e portava persone anche alle presentazioni di calciatori quando era in Serie B, fa pensare, fa un po' di tristezza vedere Spalletti accolto praticamente nel nulla, mentre a Roma c'era quel delirio per Mourinho, e lì io l'ho detto apertamente, una follia per l'ambiente, prima ancora che per la società stessa, l'avrei fatta su José Mourinho, ma questo era un mio sogno proibito. Evidentemente Mendes voleva rifilarci il pacco con Seisao, allora ben venga Spalletti. Io il mio sogno, Emanuele, aspetta, io quella busta sotto al cuscino l'ho dovuta strappare, perché il mio sogno proibito, lo sai bene qual era, no? Diciamo così che aveva avuto una soffiata da qualcuno molto vicino alla società, molto Belen. No, da qualcuno che era Belen. qualcuno che era molto, vabbè, quello deve essere blindato, perché se sono accorto mia moglie che tengo fotografie Belen sotto al cuscino, ti volevo dire, in tempi più floridi, diciamo così, qualcuno vicino alla società mi aveva fatto sognare dicendo, facendo il nome di Klopp. Già tempo fa, già è stato un pallino di Laurentiis, ma solo un pallino. Esatto. Allora ti dico anche il mese. Vincenzo, ci tocca tenerci Spalletti. Va bene, Spalletti va benissimo, vai. Ciao Emanuele, grazie per la partecipazione. Ciao Emanuele. Tutti, un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao Emanuele. Vai, Demonia. Ciao. Rino, cosa ne pensi tu di questa? ma delle volte io penso che voi stiate su Marte quando parlate del Napoli, cioè vi allontanate dalla realtà, da quello che è la realtà. Io credo che la scappatoia per Insigne ci possa essere, perché è un periodo che non ci sono tanti soldi, intanto che sta spendendo solamente il PSG, sta investendo molti soldi. Gli altri sono tutti in frenata, comprese le spagnole, stanno tutte. Io credo che la scappatoia per Insigne ci sia, nel senso che se dovesse arrivare una richiesta per quelli che guadagnano troppo, alludo a Koulibaly o alludo allo stesso Mertens, però nelle ultime ore c'è Zielinski che fa molta gola in Premier League, quindi se dovesse arrivare un offense, Zielinski non guadagna tantissimo, però non guadagna neanche poco, ma potrebbe arrivare. Quindi se escono un paio di giocatori, credo che si possa garantire ad Insigne, con tutti i bonus, quello che lui merita, quello che gli spetta, e quindi rimanga Insigne e concluda la carriera Insigne. Per quanto riguarda i centrocampisti, e concludo, il mio sogno è Kop Miners. Non mi fate vedere Bakayoko, perché già sentire il nome tremo. Cioè perché, su Kop Miners lo vedo poco compatibile con Fabian, sarebbero due giocatori molto simili. No, non ti preoccupare tu non ti preoccupare, che Kop Miners è uno che viene ammazzato là in mezzo, e uno che si fa sentire a carattere personalità.
tu fai il giornalista, non fai il direttore sportivo. Lo so, no, che lo dico... conosci meglio di me. Però le due, no, volte, conosco... le due volte che lo hai conosco... incontrato il Napoli. Lo conosco... No, ma non per le magari... due volte che hai incontrato il Napoli, perché seguo molto da vicino il calcio olandese. Koopmeers lo conosco abbastanza, può fare pure il difensore centrale perché nella Z lo ha fatto. Invece, però... invece Fabian Ruiz non può fare quello. Se no, tu mi dici che è incompatibile con Fabian Ruiz, allora vuol dire che Ruiz non può fare quello. Sono due giocatori che non hanno nel dinamismo la loro caratteristica fondamentale e principale. Vicino a Fabian serve un giocatore dalle caratteristiche di Demme, uno che corre per due. Bene. Koopmeers non corre. Koopmeers non corre. No, ni, non corre. Vabbè, stiamo parlando di Bakayoko, come ni. Vabbè, comunque va bene, comunque mi aspetto un nome importante là in mezzo, ragazzi, ma Roberta è una collega. No, assolutamente. Roberta. Io sono sono fondatrice di un gruppo Facebook di tifosi. Quelli che è il Napoli. Ah, e ti seguo, Rino, ti seguo tantissimo. Ah, perfetto, va bene. E cosa ne pensi? Io mi segui. Basti chiedere cosa ne pensi. Allora, per quanto riguarda, diciamo, come hai detto tu, insomma, De Laurentiis ha fatto un po' il pianto, insomma, sulle tasche, no? Ma io quest'anno, come appunto diceva Rino Cesarano, pochi hanno la possibilità di acquistare, insomma, sono un po' tutti legati. Quindi io credo che grosse offerte, così come piacciono a De Laurentiis, insomma, difficilmente arrivino. Ma seppure arrivassero nell'ultima ora, ma noi come siamo organizzati? Cioè, abbiamo già dei contatti, dei contratti già pronti, perché i contratti della sono lunghi, estenuanti, le trattative sono abbastanza lunghe, quindi ci aspetterà un'estate proprio con il fegato veramente così appeso al tracollo. Come facciamo noi a stare tranquilli? Per quanto riguarda Insigne si deve fare il sacrificio e deve rimanere a Napoli. Cioè, io rinuncio a Mertens, rinuncio a Koulibaly, ma non posso rinunciare a Insigne, soprattutto dopo un europeo in cui veramente ha dato il massimo. Probabilmente la prossima stagione non sarà come quella che ha fatto quest'anno, dove veramente ha dato tutto, però sicuramente in questo momento è una bandiera il Napoli, che non ha non ha delle fondamenta. Questa società non ha una storia, deve cominciare a costruirsi una storia, deve cominciare proprio dai suoi, come diceva De Laurentiis, quindi deve cominciare anche da Insigne. Ma Insigne deve rimanere e si deve fare il sacrificio di De Laurentiis, se lo deve fare lui questo sacrificio per i tifosi, per noi. Insomma, Spalletti, Spalletti ha detto che vuole degli scugnizzi, speriamo che lo stia facendo. Spalletti ha detto almeno che vuole uno, almeno uno. Almeno uno, infatti. Almeno uno, cioè. Assolutamente. Ma poi immaginate dopo questo europeo, io non dico come va a finire l'europeo perché non ci voglio neanche, però immaginate quanti tifosi di Insigne ci saranno dopo, anche che non hanno l'accento napoletano. Per il Napoli, insomma, sicuramente è un'immagine. Molto anche più apprezzato fuori che a Napoli, molto più sicuramente più apprezzato nel resto dell'Italia. Allora, abbiamo il tredicesimo uomo in linea. Buonasera, tredicesimo uomo. Allora, buonasera. Ieri l'ho seguito nella trasmissione della famiglia Iello, ed è una persona equilibrata, molto giudizioso nei giudizi, e gli auguro buonasera pure io, magari qualche volta lo inviterò, perché questa è la penultima trasmissione dell'anno, per cui a settembre lo inviterò anche io in trasmissione. Complimenti, tredicesimo uomo, non mi ricordo come si chiami, mi pare Jerry o una roba del genere. Vabbè, allora, Monia, sì, allora io faccio una considerazione, poi magari se volete chiudiamo. Stiamo vivendo un periodo brutto dovuto al Covid, un periodo, cioè abbiamo vissuto più che altro, ora pian piano ne stiamo uscendo fuori. Il Napoli è l'unica società forse che ne è uscita meglio delle altre, meglio, e ha un passivo di appena 19 milioni di euro. 19 milioni di euro significa vendere un medio giocatore
oppure venderne due medi giocatori e si risolve. Poi dopo c'è anche tutto un discorso fatto dei bilanci, della ripartizione dei bilanci 2020 o 2021. Per cui il Napoli non sta messo. No, Vincenzo non è quello il problema. Vincenzo non è quello il problema. Il problema è del mondo dei ingaggi, non è del rosso. Tu il rosso lo copri e i 150 milioni di euro che non riesce più a reggerli. Il problema è lì. E la gestione, perché ne fatturi 120, quindi è quello. Sì, Rino, però Rino, a parte la domanda da fare a De Laurentiis: se io fossi andato a Roma a quella conferenza che ha fatto a Roma, speriamo che la prossima non la faccia ad Amsterdam e che la venga a fare come ha fatto con Spalletti a Napoli, no? E la domanda da fare è: mi scusi, voi che cosa avete fatto per aumentare il vostro fatturato in questi due anni? Che cosa avete pianificato? Qual è la persona che ha disegnato la strategia per migliorare, diciamo, il fatturato? Il fatturato lo si migliora con una politica, una strategia, un disegno a tavolino e anche con una certa un alone di simpatia. Ma se questa squadra e questa società è sempre più lontana, mi spiegate come si fa questo fatturato a crescere? Sto merchandising e marketing come fa a crescere? Settore giovanile, strutture per tecnici bravi per il settore giovanile. Non è possibile immaginare, non è possibile immaginare la crescita di una società senza un settore giovanile, è proprio impossibile. È costruire una casa senza le fondamenta. Roberta, e se mai cominci a seminare non raccogli mai. Il presidente dice che è tardi, non ci hanno pensato le priorità, però se tu non cominci a seminare in maniera seria, concreta, a investire una certa cifra piano piano e a crescere, se ogni anno cambi allenatore alla primavera, se non sai su quale campo ti alleni oggi, domani, il progetto non vediamo, che si dovrebbe subito. Ogni anno iniziamo un altro progetto. Roberta, scusa un attimo, allora una cosa e poi rispondo a Rito sull'altra domanda. Allora, l'Atalanta, io ripeto, ritorno sull'Atalanta. L'Atalanta ha un bacino di utenza che è pari a un quartiere di Napoli, ti posso dire Fuorigrotta piuttosto che Bagnoli, piuttosto che un altro quartiere. Esatto. Allora, l'Atalanta ha costruito come le formichine. E ha investito sui giovani, su strutture, sulle strutture. E come giustamente ha detto Rino Cesarano, ma non solo ha parlato di dove dovrebbe investire Rino, dove dovrebbe investire il Napoli, ma la cosa più importante è quello che ha detto Rino, di pian piano investire una quota pian piano e di crescere piano piano piano. Dopo, poi ti passo subito la linea, Rino. Per quanto mi riferivo io ai 19 milioni di euro, beh, è vero che è il fatturato quello che incide, il monte ingaggi è quello che incide, ma correggetemi se sbaglio, tranne gli ingaggi di Mertens, Insigne e qualcun altro che ora mi sfugge, non so se Koulibaly, non mi ricordo. Allora, tranne di questi tre o quattro, quindi non credo che si farà una scelta. Pensavo che l'organico del Napoli si potesse conservare, però ti ripasso la linea, vai lì. Sì, no, si può conservare, per carità, non è che ne deve vendere cinque, basta che ne cede un paio, due o tre e già si abbassa. Ma il problema non è quello, il problema è di progettualità e di disegno, cioè che cosa si vuole fare, si vuole puntare su giovani o si vuole puntare su giocatori già affermati, si vuole fare un mix, si vuole ascoltare Spalletti, quando tu non puoi fare l'esempio con l'Atalanta, che l'Atalanta ha un settore scouting che fa paura, noi conosciamo Sartori, però dietro Sartori ci stanno altri 10 uomini che girano e guardano per l'Atalanta e portano dei referti sui giovani, per esempio la Sampdoria, già di cui raffrontare. La Sampdoria ha un settore scavo, ha Ospi che ha due, tre persone, quattro, che ti va a pigliare due danesi che in breve tempo raggiungono Asgard e quell'altro, non so come si chiama, Torsby. Voglio dire, anche
No, Damsgaard, quello là, il danese. Che Damsgaard della bravo, Danimarca, è Torsby. Esatto. Allora, quello deve fare il Napoli. Non può andare a prendere Elmas 12 milioni di euro o Lobotka 25. È chiaro che poi vai in difficoltà. Lì deve... Cioè, il Napoli per, allora, per intenderci, il Napoli, il settore scouting, non l'ha mai formato. Perché quando c'era Pierpaolo Marino aveva uno scouting personale, 4-5 persone, 6 persone, che io una sera ho sgamato in un albergo di San Benedetto del Tronto. Mi trovavo a San Benedetto del Tronto, a un certo punto vedo arrivare 4-5 macchine, vanno nel garage sotto, io chiedo a quello là dell'albergo, dice, ma chi sono? Mi sembrano uomini del calcio, e infatti non mi sbagliavo, erano ex giocatori dell'Avellino. Dice, guardi dottore, tra un po' arriva pure Pierpaolo Marino, che devono fare una riunione tecnica in segreto al primo piano. E io dopo mezz'ora mi presentai io in quella sala, non vi dico la faccia di Marino e degli scout, cioè di questi osservatori, perché le facce bianche, dice, come ci hai scoperto qua? Quindi questo per dirvi che gli scouting devono essere segreti, cioè non li deve conoscere nessuno, però ci devono stare. Il Napoli, per formare il proprio settore scouting, è dovuto andare a riprendere quei due di Roma, come Micheli e Mantovani, e Mantovani andarono a prendere Vargas. Vi ricordate? Ti ricordi quei due? Sì, sì. Il Napoli è stato costretto ad andarli a riprendere perché Giuntoli non aveva un proprio scouting. Sono questi i veri problemi. Cioè, sono problemi strutturali di organizzazione. Il Napoli sono segreti. Che non c'è. Che non c'è proprio, non ci sta proprio. Ne prendi due o tre, quando arrivi su un giovane danese, arrivi dopo, trovi sul giovane olandese, trovi già Barcellona, Arsenal e Coppa, e quindi non puoi competere con questi qua. Arrivi ma io dopo, mi ricordo a prendere Rino, io dico una cosa, questo tema che tu hai trattato è discusso da anni nell'ambiente napoletano, da anni che se ne discute, non da oggi, non da ieri. Io anzi mi ricordo che tu sei stato uno dei precursori, uno dei primi che hai parlato di questa problematica qui. Ma io vi dico di più, io mi sembra che io e te ci siamo sentiti 12 anni fa, 10 o 12 anni fa per telefono, e tu dai primi momenti mi hai parlato del settore giovanile, delle strutture che Napoli dovrebbe mettere in piedi, eccetera. Quindi io quello che mi chiedo, ma è mai possibile che De Laurentiis non percepisca alcune cose che poi tra l'altro vanno contro anche i suoi stessi interessi? Perché una crescita esponenziale del Napoli basata su queste cose che abbiamo detto noi farebbe crescere il Napoli in maniera certo, enorme, ma ritornerebbe certo, anche a lui a livello di... Certo. Il controllo che non avrebbe, Vincenzo, avendo una struttura così allargata. No, può averlo lo stesso il controllo, Roberta, dipende da come ti organizzi, ma è sbagliata anche la strategia, perché se mi consentite, se io ho due o tre che vengono dal vivaio e che mi stanno giocando bene in Serie B, alludo a Tutino, alludo a Palmiero e alludo anche a quello della Cremonese, se è ancora più giovane di quegli altri, io Tutino e Palmiero li aggrego, li faccio stare in prima squadra, lo spazio glielo trovo tra Coppa Italia e qua. Avete visto quest'anno, sono andati in affanno in mezzo al campo, non c'erano più giocatori da mettere tra infortuni, Covid, il ritmo delle partite. Beh, allora un giocatore come Palmiero, che comunque di garantia, può darsi pure che Tutino, no? Che io ho vinto una scommessa a Salerno con i colleghi, ho detto farà più di 10 gol, cioè vabbè, ma quali 10 gol? Vedrete che Tutino farà più di 10 gol. Ho vinto una scommessa io con i colleghi di Salerno, ho vinto una bella cravatta che ce l'ho dentro, con di Marinella. Tutino ha fatto 12 gol. No, no, a Salerno non conoscono mai. Non sanno cosa si perde. No, scherzo. Ma io dico, Rino, perdonami. Io dico, a parte il discorso che alcuni giocatori potrebbero entrare in prima squadra, così come tu hai detto, potrebbero far parte dell'organico della prima squadra. Ma è l'indotto che si viene a creare nel settore giovanile. Ce ne sono su 3-4 che vengono messi, fanno, che li si fanno girare nell'orbita della rosa.
tutti gli altri, se ne hanno 100 tutti gli altri 96, se ne hanno 1000 tutti gli altri 990, tutti gli altri fanno fatturato, perché vengono venduti, vengono dati in prestito, vengono fatti valorizzare da altre squadre. Roma ed Inter campano con le plusvalenze del settore giovanile, non scherziamo. Esatto. Sì. È difficile arrivare a quelli, però, in breve tempo. Ci vogliono dieci anni. Fatto l'Atalanta ha inseguito un progetto, l'ho portato a termine, però adesso sta raccogliendo i frutti. Però Zingonia va avanti più o meno da quando sono nato io, c'ha 40 anni, c'era Mino Favini che era straordinario, ha cresciuto dei talenti impressionanti. L'Atalanta è un mondo molto. È chiaro, perché loro, essendo, diciamo, tra virgolette, sempre stati una società che faceva la spola tra Serie A e Serie B, hanno sempre lavorato tanto sul settore giovanile. Ora hanno, fortuna loro, trovato un settore tecnico e poi un allenatore, un grande insegnante di calcio come Gasperini, e sono riusciti ad entrare nel calcio che conta, e chiaramente hanno un vantaggio rispetto agli altri, che riescono a portare ogni anno 2-3 del settore giovanile. Lo scorso anno hanno venduto Traoré al Manchester per 45 milioni, Kulusevski alla Juve per 50, con due ragazzi del settore giovanile hanno fatto 90 milioni di euro, tutti plusvalenze. Ma poi un'altra cosa che non c'entra molto con, però per far capire, insomma, anche la mentalità, insomma, che poco poco attinente al Napoli. A Napoli noi abbiamo avuto Maradona, quest'anno è morto Maradona, cioè adesso in estate ci sono molti turisti che vengono a Napoli, che magari vanno allo stadio, allo stadio Maradona, magari si aspettano di trovare un museo, magari si aspettano di trovare qua, non c'è niente. È morto Maradona è stato a Napoli, ci abbiamo intitolato uno stadio, non c'è niente. Ma questo è vergognoso. Ma che ci vuole a organizzare pure all'interno del San Paolo? Un piccolo museo, una qualunque cosa. Cioè, ma né le istituzioni, né De Laurentiis, nessuno si è preoccupato. Siamo in estate, arrivano i turisti, la gente viene, ma anche quelli che vengono da fuori. Una curiosità, siamo durante gli europei, facciamola sta cagata. Vabbè, qua apriremo un capitolo che ci vorrebbero 3.000 ore di trasmissioni, secondo me. Investirebbe l'amministrazione comunale anche di Napoli, insomma, non solo in Napoli, dovremmo parlare di Napoli in generale. Cioè, se Maradona fosse stato, non so, a Milano, ma esisterebbero musei di... Ma niente, ma questo è vergognoso. A parte i murales che stiamo facendo noi, ma cioè non c'è niente. Da parte della società non c'è niente. Ma noi non abbiamo storia, l'unica storia ce l'ha data Diego. E che cavolo, facciamo qualcosa? Ma guarda, Roberta, altre nazioni hanno meno di noi, però valorizzano ancora di più quelle zero cose che hanno. Veramente. Questo non riesco, a volte veramente dico, ma forse viviamo in un altro mondo. Non lo so, mi vergogno pure di questa indifferenza. Allora, non solo il Napoli ha difficoltà a vendere i propri prodotti, Napoli ha difficoltà nel sapersi organizzare in modo opportuno, è molto lenta nell'amministrare poco vicino ai tifosi anche, va bene, non lo toccare quel tasto là, non lo toccare, come? Quel tasto là non lo toccare, che mi... Un tasto delicato, lo so, capito. Entreremo in un contesto molto più ampio e davvero ci vorrebbero 3.000. Allora, io vi dico solo una cosa e poi vi saluto, perché allora io sono andato via da Napoli 35 anni fa e ho visto il primo scavo. Io abitavo al Rione Alto, ho visto il primo scavo del metrò. E Napoli è l'unica città al mondo dove effettivamente si è costruito uno dei vetro dell'arte più belli almeno di Europa, ma che ci impiega 30 anni per costruire
realizzare una linea metropolitana. A Milano ci vogliono dai 5-6 anni. Il segreto vince che qua allora, cerchiamo, non è che la allora, aspetta. Allora, ah sì, vabbè, ok, il fatto del sottosuolo è un alibi, è una cosa che non regge, perché oggi come oggi ci sono delle tecnologie, degli escavatori che vanno molto molto in profondità, e anche Milano c'è una Milano storica del sottosuolo, Milano romana più che altro del sottosuolo. Romana. A Milano ci sono tre linee metropolitane che poi dopo sarebbero 6 perché si diramano, e già si pensa di farne altre, tanto per parlare del metrò, ma Napoli ha bellezze infinite che non vengono valutate. Napoli non riesce a vendere il suo prodotto né nel calcio né come città, insomma, almeno questo è il mio parere. Allora, no. Detto questo... Ma nel calcio bisognerebbe fare qualcosa. Va bene, allora detto calcio, questo... ragazzi, sono 10 anni, 12 anni che si sta a livelli europei. Voglio dire, noi sì. Critichiamo per migliorare. Questo è un merito calcio, di De Laurentiis. Il nostro compito è quello di criticare, di essere critici, di essere pungenti e di essere di sprone, no? A chi però ricordiamoci pure, e vi parla che ha passato un'estate pure al tribunale da morire quando fa lì. E si faceva sì. La questua per arrivare a 8 milioni di euro e non è uscito nessuno in questa città a dire lo prendo io il Napoli, raga, ricordiamoci anche questo, che comunque si è fatto qualcosa di importante, però non deve rimanere fino a se stesso, non si deve fermare qui, deve migliorare, deve crescere. Se De Laurentiis non ce la fa a crescere, che lo dica, dice guardate, noi io non ce la faccio, se per caso voi avete una situazione migliore della mia, ditemelo. Non così, con questa arroganza di gestione della cosa calcio, che poi in effetti è una cosa che riguarda tutta la città, manca ancora quella trasparenza lì, probabilmente piano piano arriveremo anche a quello. Va bene, allora Monia, io devo mandare in onda le sigle, per cui un attimo, se mi permetti saluto coloro che sono intervenuti e poi ti lascio la linea a te in modo che io possa mandare in onda la sigla in tempo giusto. Quindi io non solo saluto te che mi hai dato una grandissima mano questa sera e quindi ti ringrazio e saluto. Io quando c'è da fare i complimenti li faccio, come li faccio a Roberta, così li faccio a te. Sei stata proprio professionalmente magnifica, detto a livello qui. Poi ringrazio Rino Cesarano per il regalo, perché Rino Cesarano ci ha fatto un grande regalo. Non le faccio queste cose, non le faccio con gli altri queste cose. Ho fatto uno strappo per te che ti conosco, e a maggior ragione che ho trovato due splendide ragazze, quindi una bella serata. Ho temuto che si facesse la vigilia di Natale, meno male che è finita e quindi è stato un piacere. Vi ringrazio, vi saluto. Allora ringrazio Marco, ringrazio Walter Vitale e Roberta Di Rienzo, che tu lo sai per l'ultima puntata, Roberta, sai tutto. Si dice la settimana prossima ci vediamo da Campioni d'Europa, dai. Vabbè, allora Monia, a te la parola per il saluto a tutti. Va bene, allora Enzo, io ringrazio te davvero, mi sono divertita, sono stata in compagnia di persone competentissime e veramente molto molto divertenti. Grazie a Rino per le ragazze, un pochettino più soggiva, diciamo così. Grazie mille a Walter Vitale e anche Ivano Trotta, Emanuele Camarato che ci hanno lasciato prima, e Gigione Maresca, e grazie mille a Roberta. Ci vediamo alla prossima. Un abbraccio. Grazie. Allora, sì, io chiudo ricordando che la sigla finale, come la sigla iniziale, è opera della grande artista Daniela De Luca, che normalmente a volte vede pure in trasmissione. A venerdì prossimo. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao a tutti, buona cena. Ciao a tutti. Una diretta streaming Facebook per qualcuno può essere banale, per noi è unione, condivisione.
significa libertà di espressione e di pensiero, con rispetto. Ed è per questo che tutti noi ci mettiamo la faccia e soprattutto il cuore. Parte del tuo prossimo cuore. Dov'era, Dani? Parte lo cuore, ogni cosa. Parte lo cuore, ogni cosa. Chi tiene troppo e chi niente, che sta gente se lamenta, però se ho vera ci pienso, pure tu non dai mai niente, mai niente. E parola se porto niente, si sa parla e non sa fa mai niente, c'è rimasta troppo poco tempo, pace salva, ci danno poche ricchezze, a chi non può magna. Costruimmo una strada per camminare. E si lo bagno mune cagna tu. E si lo bagno mune cagna tu. E si lo bagno mune cagna tu. Guaglio. E si lo bagno mune cagna tu. E si lo bagno mune cagna tu. E si lo bagno mune cagna tu. Guaglio. E volte fra, o sai che hai un dorma, e vera fra, non piglio suona, pensa sta vita, che tu ma la partita, chi sai e chi scende, e chi sa la voglia, chi cari un defogno, e un famo che corra, chi tene palazza, e a chi c'ha brucio mazza. Certi facci innocendo, suoi meglio fatiente, la curtella ne spalla, senza curtella, che sta stipo sempre, non è mai contenta, chi la da stipo sempre, ma anche contenta. Non è mai contenta. E pazziando, stavolando a studiare, una voce lontana, ma parla d'amore, l'ha già aperto sto cuore, metterà su tuo calore. Chi vince e chi perde, che stia vera vittoria, non so i soldi e mia gloria, frate arabocora. Che stia vera vittoria, non so i soldi e mia gloria, o sento calore, parte lo cuore. Parte lo cuore, ogni cosa. Parte lo cuore. E si lo cagno mune cagna tu. E si lo cagno mune cagna tu. E si lo cagno mune cagna tu, guaglio. E si lo cagno mune cagna tu. E si lo cagno mune cagna tu. E si lo cagno mune cagna tu, guaglio. Tu ci pensi, Totò, se tutto quando era pessimo ancora, se cagnasse sto mondo con un po' d'amor. E si lo cagno mune cagna tu. Why you?